manca poco al matrimonio, quando mi hai detto, secondo te, vuoi che non riusciamo a organizzare un evento in un anno? Alla fine è arrivato il giorno. Lui mi aveva chiesto l'amicizia su Facebook. Prima mi sono informata che persona era. La nostra prima uscita, scelto il locale, dove andare, cosa fare, piaceva questa determinazione senza lasciare nulla al caso, senza sempre fare io non decido, fai tutto te. Quando è venuto il primo giorno in negozio ero un po' agitata, infatti mi ero truccata bene. Poi abbiamo cominciato a parlare e mi invitava magari a mangiare fuori così, ma io l'ho paccato per un po' di volte, poi siamo riusciti a organizzarci e niente, poi abbiamo cominciato a uscire e siamo qui. Ma l'emozione più grande è stata quando il primo Santa Lucia di Alice mi ha detto di venire qua. Prima volta che conoscevo Alice, lei è tutta emozionata, agitata. Quella lì è una cosa che mi ricorderò per sempre. Un vestito come una principessa, vero? La cosa più bella della nostra relazione è che facciamo tante cose insieme. Siamo molto legati. Tu ti alzi sempre alla mattina presto, prepari le colazioni per me, Alice. Ci urli sempre dalla cucina alla camera che noi siamo dei dormiglioni, che siamo dei monelli. Le prime parole che dico sono sempre o Alessandra o Alice. Ma alla fine la cosa più importante è ritrovarsi la sera sotto lo stesso tetto, dentro la stessa casa, come una vera famiglia, tutti assieme. Il nostro obiettivo è creare una famiglia. Al momento preferiamo occuparci per la crescita di Alice, poi un po' più avanti, quando Alice si calma un pochino, ci piacerebbe allargare la nostra famiglia. La cosa che più ci unisce, secondo me, come coppia è la sincronia nel fare le cose. Abbiamo una cosa da fare, ma dividendoci i compiti, facendo sempre un po' per uno, le cose le risolviamo tutte. Io aiuto te, tu aiuti me e alla fine raggiungiamo l'obiettivo insieme. Mi sto immaginando il fatto che tu entrerai da quella porta in chiesa con tuo papà. So che avrai i tuoi occhioni tutti spalancati di felicità. Che mi immagino è quando Franco mi lascerà sua figlia in mano e quella secondo me è l'emozione più grande, quando mi consegnerà la figlia per sempre.